Club e Franco Galdieri, concessionario Galdieri Auto. Oggi, salve, buongiorno. Oggi faremo il terzo raduno nazionale per le Valle dell'Irno. È il nostro 18° raduno nazionale, è una manifestazione motoristica amatoriale, solo per fuoristrada, e dove percorreremo tutte le montagne della splendida Valle dell'Irno. La nostra location sarà di partenza, sarà la concessionaria Jeep Galdieri, poi Jeep è la madre di tutti i fuoristrada, quindi quale miglior luogo di partenza. Il tempo non sarà clemente, però è il gusto dell'avventura. E come dice qualcuno, quando i giochi si fa duro, i duri incominciano a giocare. E Franco Galdieri è uno di questi qua, che piace giocare duro. Sono Franco Galdieri, dalla Galdieri Auto, e oggi con questa edizione è la terza edizione Galdieri Auto, per riunire tutti i nostri clienti ed amici con una giornata di puro fuoristrada. E che dire, in bocca al lupo a tutti. L'importante è dire che è una manifestazione ufficiale della Federazione Italiana Fuoristrada, FIF, quindi con tutti i crismi, verranno appassionati da tutta la Campania. L'anno scorso ci hanno onorato anche dalla Puglia e dalla Basilicata, abbiamo avuto anche degli equipaggi dal Lazio. Speriamo che quest'anno riusciamo ad avere lo stesso numero di partecipanti dell'anno scorso, anche se il tempo questa mattina non è clemente. L'anno scorso abbiamo avuto una bellissima giornata primaverile, quest'anno c'è l'incognita della pioggia, e speriamo che andrà tutto bene e ci divertiamo. Grazie, questa è la cosa tutti importante. Grazie. È un'ottima giornata. Buongiorno, sono Raul Savastano, vicepresidente del climbing di Cave dei Tirreni, il consigliere del club Angelo Celentano. Abbiamo, insieme agli altri, il presidente Gerardo Lepre, organizzato questo raduno in collaborazione con la concessionaria Galdieri. Un raduno turistico, un raduno che ci avvicina alle montagne che stanno nella zona, nel Parco di Cimari, un parco favoloso, dove andremo a passare la giornata, purtroppo piovosa, facendo un fuoristrada tranquillo, in rispetto con l'ambiente, e cercando di portare a casa un ricordo che sia un sorriso da poter raccontare anche agli altri che non ci sono stati. Il raduno, diciamo, ci è costato un po' di preparazione, poter preparare tutto il roadbook, poter avere la tempistica esatta per ciò che riguarda tutto il tempo che la giornata ci mette a disposizione, in collaborazione con gli altri soci del club che si sono dati da fare per portare avanti questa manifestazione. Tra cui aggiungere che il lavoro fatto ha consentito di poter sviluppare un percorso del tutto turistico, con delle varianti che danno la possibilità ai più temerari e coloro che sono tecnicamente preparati di poter affrontare delle difficoltà in tutta sicurezza, che però danno le loro soddisfazioni da un punto di vista di orgoglio e anche di prova personale e tecnica. Dobbiamo innanzitutto ringraziare chi ci ha dato la possibilità, la famiglia Galdieri con la propria concessionaria Fiat Jeep, per, come base logistica, sia per ciò che riguarda la partenza che anche l'arrivo, perché termineremo qui la giornata fuoristradistica. Dobbiamo anche ringraziare la signora Farina, che è la proprietaria del Parco di Cimare, che ci ha dato la possibilità, insieme agli affittuari e alle altre persone che comunque gravitano sul parco, di poter passare questa giornata e passare nelle loro proprietà nelle proprietà affittuate appunto da queste persone. Che dire, noi speriamo che vada tutto bene, anche se il tempo purtroppo non è molto clemente, avremmo voluto dell'altro per far apprezzare proprio l'ambiente che c'è attorno, ma ce la metteremo tutta. Sicuramente.
Buongiorno, sono il delegato regionale della Federazione Italiana Fuoristrada, delegato regionale per la Campania. Ci troviamo a Lancusi, presso la concessionaria Galbieri Auto, per l'inizio del raduno, del 18° raduno nazionale organizzato dal club Climbing 4x4 di Cava dei Tirreni. Questa mattina ci aspetta una bella giornata di pioggia che a noi fuoristradisti non può che far piacere, in quanto avremo la garanzia di avere fango sul percorso, e il fango, si sa, ai fuoristradisti piace. Parliamo della parte istituzionale di cui io posso a ragion veduta parlarne, in quanto rappresento la federazione qui in Campania. Mi rendo conto che oggi organizzare un evento in Campania è diventato molto difficile da un punto di vista burocratico, da un punto di vista di iter che bisogna seguire, in quanto molto spesso si cozza contro i dinieghi degli enti, dei proprietari terrieri, che non sempre percepiscono la nostra presenza come un fatto positivo, poiché a volte qualcuno lascia dei danni sul territorio, un impatto ambientale a volte poco sostenibile, ma che però noi come federazione stiamo cercando di controllare e di portare ad un punto accettabile per tutti, perché ovviamente il nostro interesse è che sul territorio si possa convivere con gli altri fruitori della montagna, e quindi rispetto massimo per l'ambiente, rispetto massimo per gli altri utilizzatori dei nostri percorsi, con ovviamente un occhio anche rivolto verso la protezione civile, che molto spesso ci vede impegnati in occasione di calamità e di eventi particolari, dove i nostri mezzi, per le loro caratteristiche, ben si prestano a dare soccorso alla gente. La Federazione Italiana Fuoristrada è anche questo, quindi non solo fuoristrada, ma impegno a 360 gradi sul territorio.